Colpisce ancora una volta la banda del videopoker. Per la quarta volta in poco più di un mese è stato messo a segno un furto all'interno di un bar del Vallo di Diano. Questa volta nelle mire dei malviventi è entrato il bar sport ubicato in piazza Domenico Pica, Sant'Arsenio. Il bottino non ancora quantificato da una prima stima sarebbe di alcune migliaia di euro. I ladri sono entrati in azione con le stesse modalità dei furti messi a segno nelle scorse settimane e ciò lascia pensare che si tratti delle stesse persone. Probabilmente il colpo è stato messo a segno tra le 2 e le 4 del mattino, unica fascia oraria durante la quale i locali pubblici sono tutti chiusi. I malviventi hanno tagliato all'altezza della serratura parte della lamiera della sala cinesca del bar. Una volta dentro, con l'ausilio di un flex, hanno tagliato le gettoniere dei videopoker che si trovano nel locale. Dopo averle svuotate, hanno preso anche il denaro che si trovava nel registratore di cassa e i tagliandi dei gratta e vinci. A scoprire il furto sono stati i proprietari del locale questa mattina all'orario di apertura. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della stazione di Polla, che ha competenza territoriale anche sul comune di Sant'Arsenio. I militari, comandati dal maresciallo Giovanni Cunzolo, hanno trovato diversi elementi che potrebbero consentire di identificare gli autori del furto. Sono stati anche acquisiti dei filmati registrati da alcuni impianti di videosorveglianza a circuito chiuso presenti nella zona. Quasi certamente a mettere a segno il corpo sono state le stesse persone che nelle scorse settimane hanno compiuto dei furti in diversi bar nei comuni di Monte San Giacomo, Sassano e Polla. Probabilmente si tratta di una banda proveniente dall'Interland napoletano che si sposta a bordo di un furgone bianco che sarebbe stato più volte visto circolare nei comuni dove poi nella notte sono stati messi a segno i furti.